Ragazze, bentornate sul canale. Oggi giro il video dei prodotti terminati del mese di novembre. Non sono tutti qui, in realtà ne avrei altri, qua ci sono circa la metà dei prodotti, ma verrebbe un video assurdo, quindi credo che ve li farò vedere nei prodotti di dicembre. Comunque, mi libero subito delle veline. Si vede che io e mio ragazzo un po' sti mesi abbiamo avuto il raffreddore, cioè ragazze guardate, finiti 5 pacchi di veline, vado molto rapida. Allora, queste tre della Conad ci sono piaciute perché erano 60, avevano 3 veli e con 3 veli, con quella 3 veli ci troviamo molto bene. Mentre non ci sono piaciute queste qua della Quando È e queste qua della Regina, che comunque avevano un motivo bellissimo che si intonava con i mobili, però avevano due veli e per togliere gli swatch oppure da usare così per pulirsi le mani è un conto, ma per soffiarsi il naso no. Ah, tra l'altro, ragazze, ho sulle labbra la tinta Teddy, ve la faccio vedere, della NYX Lingerie. La sto testando, vediamo un po' come va. Poi, a parte le veline, abbiamo terminato anche queste salviette della Fria della linea Italia Bella Collection. Erano praticamente queste salviette con tutti i disegni dei paesaggi italiani, in cui ad esempio ci sono le montagne. Mille use, essenza, tè blu, effetto rinfrescante, delle buone salviette, soprattutto perché con questa confezione rimanevano molto, molto umide, insomma, fino all'ultima salvietta. Iniziamo con i prodotti veri e propri per quanto riguarda il viso. Ho terminato questi dischetti qui dell'Arcalia, marca che è rivenduta dai supermercati PAM e Panorama. Erano 80 in cotone, avevano un lato anidro d'ape e un lato liscio. Li ho pagati penso 1,20 euro. Non mi sono piaciuti. È raro che io mi trovi male con dei dischetti, anzi è pressoché impossibile, mi sono sempre trovata benissimo, ma questi qui, ragazze, non li sopporto, cioè si sfaldavano, perdevano pelucchi ed erano troppo sottili, veramente, praticamente la metà dei normalissimi dischetti Conad o quelli da Tigotà, non mi sono piaciuti per niente, infatti non li acquisterò più, sicuramente. Poi, sempre per quanto riguarda il viso, ho finito questo gel detergente delicato, amato alla follia, questo è con olio di rosa moscheta bio della marca Omnia Botanica che potete trovare da Tigotà. Questo sono 75 ml, quindi un formato molto piccolo, inusuale per i detergenti, e costa sui 5 euro. Il prezzo rapportato al quantitativo forse non è proprio così economico, però è un detergente fantastico, a parte che ne serve pochissimo e poi è senza dubbio il detergente più delicato che io abbia mai provato. Un profumo di rosa che a me piace un sacco, andava a detergere la pelle facendo una schiuma proprio leggera, quindi non aveva poteri struccanti, eccetera, ma lasciava il viso morbidissimo. Se avevate dei rossori, li andava a calmare. Veramente un ottimo prodotto. È talmente delicato che al primo posto, ancora prima dell'acqua, ha l'acqua di rosa. Quindi immaginatevi il suo potere addolcente, calmante, idratante di questo prodotto. Poi il mio viso reagisce molto bene ai prodotti che contengono la rosa, per cui un prodotto fantastico di cui mi risentirete parlare perché ho in mente una tipologia di video che insomma esiste già, però che vi proporrò più avanti e me ne risentirete parlare. Poi ho terminato due tonici. Allora, uno, l'acqua termale solita di Avène, l'ho terminata nella confezione da 50 ml, questa la portavo in giro, vedete che è totalmente finita, niente da dire, cioè ottima acqua termale, io non ne ho provate altre perché adesso ho quella gigantesca di Avène, piace sia a me sia tantissimo al mio ragazzo, la uso come acqua rinfrescante e ha tantissimi utilizzi. Ma in particolare io la utilizzavo in estate per rinfrescarmi o come tonico da viaggio, visto che era il formato piccolo. Buona, io mi trovo sempre bene. Non vedo questi grandi benefici sulla mia pelle, però è un prodotto che mi piace riacquistare anche perché dura tanto. Più che l'effetto idratante, io vedo
l'effetto molto lenitivo, anche magari con le scottature solari. Quindi per me è un prodotto da avere in casa. Scusate, io sto diventando sempre più al buio, ma perché fuori sono le 3:30, sta già cominciando a scurirsi. E qui ho una luce, però, vabbè. Altro tonico terminato, questo qua, tonico viso idratante spray di Bottega Verde, con estratto di boccioli di rosa, acqua di fiordaliso e acqua xylit, che non so cosa sia. 150 ml, l'ho pagato in super sconto, circa 5 euro, ma a prezzo pieno costa sui 13. Ha un odore di rosa molto forte, a me piace come odore, ma il tonico in sé non mi è piaciuto, non consiglio l'acquisto. In realtà non è che abbia fatto qualcosa per cui mi porta a bocciarlo, ma semplicemente non ho visto chissà cosa. Non che i tonici facciano i miracoli sul viso, perché, però, insomma, una normalissima acqua termale la trovo meglio. Questo sì, andava leggermente a rinfrescare, leggermente ad idratare la pelle, ma niente di che. L'Inch, tra l'altro, non è nemmeno buono, e comunque sulle cose per il viso, soprattutto che rimangono sulla pelle, io sto attenta, quindi questo. E poi qua c'è anche scritto: non spruzzare sugli occhi perché brucia. E ragazze, brucia tantissimo. Ma voi capite bene che una volta che io spruzzo un tonico, non voglio avere la preoccupazione che se mi va negli occhi mi brucia. Cioè, no, ecco, bruciava molto. Tra l'altro, non nebulizzava nemmeno bene, ma faceva delle spruzzate strane. Quindi ne usavate un sacco, colava tutto il tonico. Per me è un no secco. Bene, poi passiamo ai capelli. Ho due prodotti per i capelli, due shampoo. Uno è questo shampoo Ricci Definiti della Yves Rocher solito, questo qua che usa il mio ragazzo, meglio utilizzava, perché adesso ha tagliato i capelli, per cui questo non lo acquistiamo più. Perché a me, cioè sì, se c'è in casa lo uso, ma non è uno shampoo che mi piaccia particolarmente, senza infamia e senza loda. Lui piaceva tanto perché gli teneva i ricci belli definiti e gli lavava bene il capello, però adesso ne abbiamo un'altra di scorta di confezione, ma finita quella, a meno che non lo rivoglia, se si farà crescere i capelli quando gli saranno cresciuti, ma se no non lo prenderemo più. Comunque questo è senza siliconi, parabeni e coloranti, quindi è un inch accettabile. Aiuto. Invece shampoo che a me è piaciuto tantissimo e anche al mio ragazzo, l'ha usato 2 o 3 volte, è questo qua della Noa. Noa è un brand che trovate da Tigotà, che fa prodotti per capelli professionali, infatti anche nel pack ricordano molto i prodotti, insomma, dei saloni dei parrucchieri. Questo appunto è un prodotto professionale senza siliconi, parabeni, paraffine, oli minerali, DEA e SLS, quindi ottimo inci. È lo shampoo idratante al finocchio dolce proteine del grano, 250 ml, per capelli secchi, fragili e opachi. Allora, l'odore è uguale allo shampoo contro equidocchi, quindi si sente moltissimo il finocchio, però insomma a me non dispiace. È uno shampoo veramente veramente valido. Io l'ho acquistato in offerta sui 3 euro, a prezzo pieno ne costa mi sembra 6 o 7. Ma veramente ottimo. Fa una schiuma che c'è, ma è molto molto morbida, e comunque è una cosa positiva perché è un prodotto praticamente bio, quindi è positivo che faccia insomma la schiuma, perché molti prodotti con buon inci non la fanno. Lava bene e in profondità il capello, ma senza seccarlo minimamente, anzi lo va a nutrire e idratare. Io questa azione idratante l'ho proprio sentita molto. Va anche a dare un leggero effetto di stricato, quindi per me è molto molto buono. A me è durato anche parecchio, vabbè, l'ho usato solo io, però anche al mio ragazzo gli lava bene i capelli, quindi secondo me è un buonissimo shampoo che consiglio appunto a chi ha dei capelli normali e secchi. Poi invece, per quanto riguarda il corpo, butto questa crema purtroppo della Profar Crème de Soin, crema velluto idratante per il corpo, perché è scaduta. Me l'avevano omaggiata in farmacia, ma non mi è piaciuta, aveva un brutto odore, una brutta consistenza, quindi ne ho usata a metà un po' sul corpo, non idratava niente. E ciao, adesso è il momento di buttarla perché me l'hanno regalata tipo 3 Natali fa. Concludo, abbiamo finito un bagno doccia ridotto così dal mio ragazzo al Karité d'Africa di Bottega Verde, ultra ricco, un buon bagno doccia.
Non riesco proprio a rimetterlo a posto, erano 400 ml, non è che fosse ultra ricco nel senso, non è che andava a nutrire la pelle, però non la faceva nemmeno seccare, odore molto delicato, che dopo un po' mi aveva stufato, però adesso che lo risento buono, di pulito, leggermente dolce, secondo me un buon bagno doccia senza infamia e senza lode potremmo anche riprenderlo, alla fine lasciava la pelle morbida, buono. Mentre molto buono, e ve lo voglio segnalare, dell'ultimo prodotto, il detergente intimo della Bioteca Italiana. Questo è certificato CEA con aloe e tè verde, 250 ml, costa su 2-3 euro. Questo è veramente un detergente intimo ottimo. Ha un profumo buonissimo, si sente tantissimo il tè verde, io amo la profumazione al tè verde, è super delicato, comodo, molto anche il dosatore, a parte alla fine che non si riusciva bene a prendere, ma vabbè, lo svitate e ciao. Veramente molto delicato, lavava bene, non mi ha mai dato problemi di bruciore, è piaciuto tantissimo anche al mio ragazzo, questo tenevamo appunto sul bidet oppure anche dentro la doccia, ma veramente veramente buono. Adesso ne ho in uso un altro che vi ho mostrato in un video haul che magari vi lascio linkato, che è della Mantovani e devo dire che non è male, però contiene Sless. Però mi sto trovando comunque bene, ma questo veramente mi lasciava fresca, pulita e profumata a lungo e penso proprio che lo riacquisterò. Poi la fragranza al tè verde è veramente ottima. Bene ragazze, io termino qui, vi mando un bacio grande, i prossimi prodotti finiti li vedrete a dicembre, penso farò il video dei prodotti finiti a metà dicembre perché dopo insomma tornerò a casa per la sessione degli esami, non so bene come farò, per cui niente ragazze, io vi mando un bacio grande e al prossimo video, ciao!